Lady Gaga e Bruno Mars per addolcirvi la mattinata. Le 8.07, questa è Radio DJ. Mattinata, chiaramente, se ci ascoltate in Italia. Bellissimo il messaggio di Rachele, è arrivato al 342 00 00 700. È da due settimane che mi trovo a fare l'anno all'estero, a Taiwan, e prima della partenza ho chiesto a mia mamma: ma c'è un modo per ascoltare Radio DJ? Ma certo, mamma, certo. super sul pezzo. Bravo. Lo so io, dai, Rachele, c'è l'app. È una figata enorme ascoltare Radio DJ in giro per il mondo con l'app. Ti dà veramente, questa è una cosa che molti che vivono all'estero, anche mia figlia ci ascolta sempre. Adesso a quest'ora spero che stia dormendo. Comunque buongiorno, anzi buonanotte per te. E comunque, insomma, lei dice: facevate parte della mia morning routine e adesso siete qui con me in pausa pranzo. Ed è una cosa che mi fa sentire legata chiaramente all'Italia. Ci fa molto piacere, Rachele. Un abbraccio a te e un abbraccio a tutti gli expat. Si chiamano così, ormai abbiamo scoperto questa cosa. Chris, chissà, a Taiwan qualcuno di voi è stato a Taiwan anche di passaggio? Nessuno. No. Chissà, beh, come questi tempi poi ci staremo. Cioè, Rachele, fai veloce. Tranquilla. Lo diciamo però per la mamma di Rachele. Ma certo, sì. Però, no, chissà come funziona l'immigrazione da quelle parti, no? Perché ci sono dei paesi in cui è piuttosto semplice. Altri, per esempio, anche gli Stati Uniti, che se becchi la giornata sbagliata puoi stare anche un'ora e mezza in fila e non ne esci, non c'è niente da fare. Stai lì. Non puoi usare il cellulare, e quindi non puoi spippolare. Sì, no, non ci, quelli che sono addetti all'ingresso non perdono, non si fanno prendere dalla velocità e troppa fila. C'è l'esempio di Israele che ho fatto. Entrare in Israele è complicatissimo. Poi tanti anni, adesso sarà quasi impossibile. No, adesso credo che non si possa proprio, visto che c'è una guerra. Però io andai nel 2019 e beccai anche un periodo ottimo. Riuscii ad andare a vedere la spianata delle moschee, che è una cosa difficilissima. E ti fanno l'interrogatorio incrociato con la persona con cui viaggi, separato, e devono corrispondere le risposte. Se ci sono incongruenze, tu devi aspettare. Tant'è che ti consigliano di arrivare almeno 3 ore prima. Ammazza. Tre ore prima di imbarcare, per forza. E so che anche in uscita questa cosa. Sì, in entrata e in uscita la stessa identica storia. Mi ricordo, storia. Raccontò Federico Russo, forse era andato per l'Eurovision, che gli fecero le stesse domande e gli dissero: ma lei qui ha risposto un po'. Cioè, se ti il piatto preferito magari può cambiare. Una volta dici la carbonara, una volta dici la madre. Domanda anche di questo tipo, non ti credere. Ricordo, negli Stati Uniti adesso c'è l'ESTA, tra poco parliamo di un meccanismo simile che riguarderà invece il Regno Unito. Che ti facevano, c'era una serie di domande da compilare e c'era la classica domanda: sei qui per compiere attentati terroristici? C'era il classico burlone che veniva preso direttamente a bordo dalla polizia. Io ho assistito a questa scena. E lui dice: dico: tu sì, loro no. E loro prendono molto e c'è scritto: prendiamo molto seriamente. Sì. Attenzione, c'è scritto anche grosso, me lo ricordo bene. Ricordo anche una procedura piuttosto particolare in Turchia. Mi ricordo che devi fare anche lì un visto, e che solamente lì il problema non è trovare la fila all'immigrazione, ma alla coda del visto, che è un po' come alle poste. Quindi vedi gente che corre per cercare di arrivare prima a farsi mettere questo timbro sul passaporto. Notizia importante, appunto, dicevamo, che riguarda il Regno Unito, che si uniforma agli Stati Uniti fondamentalmente. Esatto. Quindi sancisce, diciamo, fondamentalmente di non far parte dell'Europa. Definitivamente, già lo sapevamo. Dal 5 marzo 2025, i cittadini europei dovranno richiedere un'autorizzazione elettronica preventiva ETA, si chiama ETA, per mettere piede oltre Manica, quindi nel Regno Unito, anche solo per uno scalo aeroportuale. Non esco dall'aeroporto, paga. Quanto costa, brevi? 10 sterline, circa 12 euro, e sarà obbligatoria appunto per tutti gli europei. Saranno esentati solo gli irlandesi e gli europei già residenti nel Regno Unito. La richiesta andrà effettuata online o tramite app dal 5 marzo appunto del 2025. Devi fornire i dati del passaporto, foto e rispondere a domande sulla sicurezza. Durata di due anni. Comunque lo fai con un'app, quindi è abbastanza, dovrebbe essere abbastanza agevole. In 3 giorni tecnicamente dovresti ricevere forse la risposta, forse anche prima. Se non la ricevi, inappellabile. Visto, devi andare a fare il visto in ambasciata, quindi tutta la fila, la trafila. Ricordo Zero Calcare, che addirittura non ha potuto partecipare al Comic Con, se non sbaglio, di San Diego, una delle fiere più famose
famosa dedicata al mondo dei fumetti, perché era stato in un paese appunto che era considerato stato canaglia. Quindi lì credo anche... che se vai in Iran per dire, poi in Iran, hai problemi forse. Ad andare non so se negli in Kurdistan, Stati Uniti forse in Kurdistan, sì, 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 sì. E comunque prete, raccontò che gli avevano rifiutato il visto. Beh, certo. E 342 00 00 700, vediamo se c'è qualcuno, come dire, che conosce procedure più complicate di queste. Chiaramente compagnie aeree, cioè, hanno fatto tanto per fare le low cost e dopo se tu su 38 sì, euro sì, ci devi mettere dentro altri 10 euro. Però dura 2 anni, quindi in realtà paghi 10 tanto... euro e poi li spalmi. Io penso a chi fa la vacanza e poi all'estero e poi ci torna dopo 5-6 anni. Il weekend, ti costa il weekend quella vacanza. A Londra magari tu dici, insomma, cioè, è chiaro. Non lo fai poi, più. Se non lo fai più. E dicevamo, come si chiamava il fumetto di Zero Calcare? Bellissimo. Cabane Colling. Cabane Colling, beh, c'è anche un'altra città che chiama. La chiama dal 1979. The Clash, London Calling, le 8:13, questo è Radio DJ. Cosa dite? Ah, che programmazione meravigliosa! Beh, non è merito nostro, è merito dell'ufficio program, però questa ce la godiamo tutti insieme.